ai più attesi oggi. Sfida il suo recente passato. Manca poco al calcio d'inizio, non cambiate canale. Si fanno sentire i tifosi, c'è anche prima partita, atmosfera che si sta riscaldando. Ancora un attimo di pazienza e si parte. Un saluto agli amici all'ascolto, con me come sempre Daniela Dani. Squadra di nuovo di fronte dopo il match dell'andata, caccia della qualificazione per i quarti. Pubblico già caldo sugli spalti, c'è grande voglia di assistere a un bel match. Ora tocca alle due squadre non deludere le attese. La formazione di casa ha la possibilità di archiviare definitivamente il discorso qualificazioni di fronte al proprio pubblico. Questo ovviamente perché il vantaggio acquisito nella prima partita dovrebbe metterli al riparo da possibili sorprese. Agli ospiti non resta una cosa da fare: provare a gettarsi in avanti dal primo minuto e tentare una rimonta che avrebbe del clamoroso. Questo è l'11 titolare con cui scendono in campo i padroni di casa. 3-5-2 è il loro modulo iniziale, con il tecnico che ha aumentato la densità in mezzo al campo e non ha rinunciato alle due punte. Scelta che ci può stare, Pier, dettata anche dagli uomini che ha a disposizione. Qui chiaramente l'assetto può subire anche delle modifiche in corsa a secondo degli eventi del match. Questa è la formazione titolare, eccola in grafica, del Manchester United. De Gea in porta, in difesa c'è Varane con Maguire, Sancho insieme a Berardi defilato lungo la fascia. Occhio là davanti a Cristiano Ronaldo. Intervento del portiere su questa girata di testa. C'è tutto qui, istinto, tecnica, senso della posizione, c'è tutto in questa parata. Punteggio che resta invariato, merito anche del portiere che pochi istanti fa si è esibito in una parata d'applausi. Prova col filtrante profondo. Occhio a Zaniolo che è solo. Ha avuto il pallone buono Zaniolo, non ha sbagliato. La freddezza di un attaccante esperto, davvero, per questo ragazzo. Palla che è terminata in rete nonostante il tentativo disperato del portiere. L'ha toccata, ma non quel tanto che bastava per toglierla dalla porta. Mister che può dirsi felice della prestazione della squadra. Altro gol. Bruno Fernandes. Attenzione a CR. Muniain. Muniain. Parte il tiro. Si oppone alla conclusione. Ecco Zaniolo, va in porta e il pallone finisce in rete, ha preso la mira, ha trovato la porta. Ecco il gol che ci viene riproposto da un'altra angolazione. Ha scagliato il pallone in porta con una conclusione di rara potenza e bellezza,
Guerreiro. La smessa su Varane. Bruno Fernandes. Palla persa da Bruno Fernandes. C'è spazio per il cross. Pellegrini. Miracolo del portiere. Occhio al pallone in mezzo. Sventa un'azione davvero pericolosa. Pellegrini. C'è il tiro di Ronaldo. Respinta col corpo. Supera il difensore. Si oppone con sicurezza qui il portiere. Veiro. C'è un buon anticipo. Possono ripartire in contropiede. Occhio a Zaniolo. Federico. Zaccaria. Muniain. E c'è il gol. Il vantaggio comincia a farsi davvero pesante. Questo replay del gol, da apprezzare la coordinazione con cui ha impattato la palla. Non può far niente il portiere qui. Ha di che essere contento l'allenatore per regalata. Può metterla dentro. Fallo e arriva il calcio di rigore. Rigore trasformato con freddezza. Replay che ci mostra nuovamente la trasformazione del penalty. Che bella messa all'incrocio dei pali, fuori dalla portata del portiere. Non poteva arrivarci anche se aveva intuito la traiettoria e si era tuffato nella giusta direzione. Occhio a Sancho. C'è il triangolo. Fred. Pellegrini. Grande intervento del difensore in area. Christensen. A metri per avanzare. Palla per Zaniolo. Dice di no! Tuffo prodigioso! Ronaldo. C'è spazio per il contropiede. Ancora su Cristiano. Prova a sorprendere il portiere, attenzione! Nessun problema qui per il portiere. Prova ad andare. Conclusione che non crea problemi al portiere, che blocca con sicurezza. Tiro troppo telefonato, ci vuole ben altro per batterlo. Muniain.
Occhio a Zaniolo. Federico. Intervento duro ma corretto. L'arbitro che chiude una prima frazione assolutamente a senso unico. 4-0 fino a questo momento. Hanno chiuso in vantaggio il primo tempo nonostante... È pronto ad entrare in campo. Live how you wanna, just do your own thing.